Adesso cambiamo totalmente argomento perché torna la rubrica che realizzi proprio tu. Assolutamente sì, sono molto molto contenta oggi di ospitare in questo studio bellissimo una donna veramente in gamba per incontri col direttore, Tatiana Vratonic. Cari amici di pomeriggio, bentornati a uno dei nostri incontri sulla scena. Oggi sono qui negli studi di La Domus di Teramo e accanto a me ho il piacere di avere Tatiana Vratonic, è l'uscente direttore dell'Istituto Conservatorio Braga di Teramo e quindi oggi proprio vorremmo fare quella, come si chiama, una chiacchierata che racconti intanto la sua esperienza di direzione un po' dagli inizi, perché le do del tu a Tatiana, certo, ci conosciamo, certo, da qualche anno, l'avete vista già di pomeriggio nelle nostre interviste, quindi insomma siamo ormai in confidenza. E quindi Tatiana, io vorrei chiederti proprio dall'inizio, quando sei arrivata a Teramo e quindi al Braga, che percorso c'è stato nella tua vita professionale? Intanto grazie per l'invito, mi fa sempre piacere parlare e chiacchierare con te, mi permetto di darti il tu anch'io. Ma assolutamente. Allora, sì, qualche anno fa, ormai 6-7 anni fa, questo conservatorio all'epoca non aveva la fisionomia che conosciamo oggi, quindi era ancora un istituto parificato ai conservatori, quindi nonostante un'istituzione, una delle più antiche d'Abruzzo e forse anche oltre, era parificato ai conservatori di Stato, fino a quando, dopo varie vicende e difficoltà che ha dovuto subire questa istituzione, si è statizzato. A questo punto io, che insegno da tanti anni presso i conservatori di Stato, statali, ho potuto trasferirmi e trasferendomi, io vivo a Teramo, conosco benissimo tutte le vicende che il conservatorio e difficoltà che ha avuto. Innanzitutto ci tengo a dire che è un'istituzione che ha lavorato benissimo, carissimi colleghi competenti e importanti per il territorio sono trovati in grosse difficoltà nel momento della statizzazione, quindi tutti loro sono, una delle condizioni della statizzazione era andare via da Teramo, quindi trasferirsi presso i conservatori di Stato. Viceversa, io che insegnavo nei conservatori di Stato mi sono potuta trasferire con alcuni colleghi pionieri, coraggiosi in quel momento, ci siamo trasferiti a Teramo, eravamo in tre più il allora di che anni parliamo? Parliamo del 2015. Stiamo parlando di 2016, 15-16, diciamo, quindi sette anni fa. Allora direttore Federico Pacci, lo conoscevo che appena, è di nuovo direttore, è tornato a essere direttore e questo è molto importante come questo punto di questo discorso che stiamo facendo. Federico, forse io lo conoscevo pochissimo all'epoca, quindi ci siamo conosciuti, lui mi ha mostrato una notevole stima offrendomi la vice direzione. E quindi noi due e questi colleghi che hanno avuto coraggio, a questo punto oserei dire coraggio, e trasferirsi a Teramo, abbiamo cominciato questo percorso durissimo. Immaginate, io ho fatto la prima riunione al parco, su una panchina praticamente, perché la sede era terremotata, quindi la sede terremotata, i docenti trasferiti, allievi calati, il numero completamente sceso, e uffici praticamente nulli, c'era all'epoca l'istituzione per quanto riguarda gli uffici, signor Tonino Croce, che ha praticamente retto tutta la situazione amministrativa in mano, non c'era più nessuno. E quindi da allora tutto da ricostruire, quello che vediamo oggi è frutto di questi sette anni di duro lavoro. Tatiana, in cui tu hai preso la direzione poi negli ultimi anni. Con in realtà una visione molto chiara di quello che doveva essere il conservatorio a Teramo. Sì. Qual era la tua visione?
Diciamo due punti cardinali, principali, secondo me importanti e inevitabili oramai, è il contatto con il territorio, quindi la cura di questa filiera nella formazione musicale che purtroppo manca nel sistema scolastico italiano, che esiste in tutti gli altri paesi. Cioè in Italia, tu dici proprio il collegamento diretto tra la formazione, diciamo, secondaria. Esatto, e alta formazione. Questo è accaduto perché inizialmente, fino a pochi anni fa, la formazione musicale consisteva in questa peculiarità italiana che sarebbe conservatorio, quindi la formazione decennale dello studio musicale che finiva, cominciava e finiva lì. Altri paesi seguono un po' la linea formazione musicale come le scuole d'obbligo, quindi le scuole medie, scuole superiori e quindi università. Oggi qualcosa però oggi qualcosa è cambiato, colgo l'occasione a dire che siamo molto orgogliosi che abbiamo organizzato proprio per fare come dire, onore a questo importantissimo per noi il tema, abbiamo organizzato un convegno dove avremo tantissimi ospiti a livello ministeriale, a livello universitario, tutti i docenti delle scuole medie, liceo musicale, 1 e 2 dicembre alla sede centrale di Teramo, un convegno che parla proprio della filiera, cioè questo curriculum verticale che oggi, come dici giustamente tu, in qualche maniera esiste. Sono aperte molte scuole di indirizzo musicale, Teramo vanta di un notevole numero di queste scuole, liceo musicale, che lavorano benissimo. L'unica carenza ancora in questo sistema è che non c'è una fisiologica continuità tra una istituzione e l'altra. Ce lo dovevamo inventare noi e le scuole medie e liceo musicale. E qui arrivo al primo punto tra i due che avevo citato all'inizio del discorso, il rapporto con le scuole. Quindi dovevamo superare in qualche maniera, dovevamo compensare questa mancanza della sistematicità, diciamo, tra una istituzione e l'altra, creando noi un po' più legami per quanto riguarda i programmi, per quanto riguarda il lavoro orchestrale, per quanto riguarda il lavoro di gruppo, i programmi da condividere e tutto il resto. Quindi questo è stato proprio un obiettivo della tua direzione. Un obiettivo, diciamo. Mi ricordo che inizialmente, visto che Braga aveva perso per le difficoltà che ha dovuto affrontare, oserei dire un po' di credibilità, diciamo, quindi inizialmente la nostra proposta alle medie di questa collaborazione alle scuole medie è stata un po' vista, c'è stata un po' di prudenza, diciamo, inizialmente, invece adesso davvero posso dire non con poco orgoglio che stiamo collaborando praticamente quotidianamente su tutto quello su cui è possibile collaborare. Il Braga ha fatto anche notevoli finanziamenti dentro le scuole medie, proprio investimenti, perché le scuole medie hanno pochi strumenti nella propria pianta organica, possono averne 4, noi lì dove abbiamo potuto abbiamo, tra virgolette, offerto insegnamenti nuovi finanziati da potenziamento finanziato al conservatorio, perché per noi è importante, non ci dobbiamo chiudere ognuno nel proprio contesto. La cosa è importantissima per i conservatori capire quanto è importante il lavoro di quelle altre istituzioni, le scuole medie di indirizzo musicale, il liceo musicale, che diventano in un certo qual modo più importanti di noi, perché quando arrivano da noi i ragazzi sono già formati in gran parte. Quindi soprattutto lì voi andate a, come dire, formare sì, nuovi, perfezionare, diciamo, come quello che ovviamente fa un'alta formazione. Da noi funziona un po' diversamente, ma non distanziamo troppo. Quindi per noi le medie che funzionino bene, che c'è una bella collaborazione al liceo musicale, è importantissimo. È il vostro vivaio. Nostro vivaio, non dopo c'è. Dopo prendete le piantine e le fate crescere. Esatto. Qualche volta oso dire c'è un po' di
preoccupazione, perché inizialmente c'è stata un po' una competizione, perché conservatori funzionavano diversamente. E perché c'è competizione? Perché questa filiera non è dettata da un sistema preciso, quindi la dobbiamo andare un po' a creare noi. Però quello che voglio dire, ecco, è che proprio questa apertura, in questo caso con le altre istituzioni della formazione scolastica, sì, sì. Ma poi con il territorio e con è proprio il segno della tua direzione, cioè che è stata improntata a questa apertura. Sì, l'apertura totale. Che poi sì, totale. Insomma, ha un senza importante riserve. Segno anche nella sede, che è tutta a vetri, questa meravigliosa sede che si trova, come i nostri spettatori teramani conoscono bene, e i nostri spettatori in tutto l'Abruzzo e il Molise possono tranquillamente venire a vedere, a visitare a Teramo questa meravigliosa sede nel salotto buono della città, sì, nel centro, nel è cuore della vita cittadina, sì. Si passa davanti alla sede del Conservatorio Braga e dalle finestre esce spessissimo questa musica meravigliosa, cantanti che appunto con le loro melodie, è veramente un servizio che il conservatorio regala alla città. Sì, e questo deve fare una istituzione come la nostra. Questo deve fare una istituzione come la nostra, dico spesso. Si dovrebbe evitare a considerare conservatorio certamente il luogo dove avviene alta formazione, dove si preparano futuri importanti musicisti, quindi la qualità professionale dovrebbe essere indiscussa, alta e migliorare sempre, ma poi come seconda missione, anzi terza missione formalmente parlando, che ormai è entrata nella nostra vita, è quella di fare servizio al territorio e servizio al sociale. Sociale, questa parola chiave che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda è questo secondo punto cardinale importante delle nostre attività, il lavoro sul sociale. Tra l'altro c'è anche proprio, ci sono dei progetti importanti, sì, che ogni anno, sì, vengono riproposti, sì, dal, sì, Conservatorio, sì. Braga per il sociale, anche nel nome questo per obiettivo. Il sociale. Braga per il sociale, che prova ad entrare in tutte le istituzioni dove si possono alleviare un po' le sofferenze, dove si può partecipare alla sofferenza, aiutare, andare avanti, aiutare a recuperare la speranza, come può essere l'ospedale dove organizziamo i concerti organizzati dai nostri docenti, i nostri studenti, il carcere dove si organizzano le attività, quindi i corsi, lezioni che gestisce il nostro dipartimento jazz, con le persone meravigliose che tutti gli anni offrono la loro sincera partecipazione a questa situazione di sofferenza. Quindi case famiglia, e lì siamo particolarmente orgogliosi, case famiglia e tutte le istituzioni che hanno a fare con disagio infantile e giovanile. Questo per quanto mi riguarda è la priorità. E quando hai parlato di questa, do un piccolo esempio, adesso salto da un tema all'altro, ma do un piccolo esempio per quanto riguarda la sede fisica, vista abbiamo fatto tanto anche in qualche modo in prima persona, perché a qualcuno potrebbe mi prendo la responsabilità dell'aspetto del Braga odierno, ho voluto dare questo segno di calore, di accoglienza e di bellezza, questa vetrina da dove si sente la musica, però contemporaneamente non volevo che diventasse un qualcosa per i ragazzi che magari meno fortunati che passano lì davanti, non volevo che fosse un luogo dove loro non possano avere l'accesso, e quindi ecco perché è una delle primi obiettivi per quanto ci riguarda nel Braga per il sociale, i giovani. Siamo entrati nelle case famiglia, siamo andati da loro a fare lezioni, fare i corsi,
E si chiedevano alcuni colleghi e alcuni collaboratori cosa fare, continuare ad andare lì o portarli, oddio, se portarli o portarli li mettiamo in imbarazzo, invece no, io ho voluto portarli, come ho voluto portare diciamo l'associazione per recupero della tossicodipendenza, quindi hanno fatto tutte e due istituzioni le lezioni presso le loro sedi, dopodiché sono incontrati proprio dentro il conservatorio e dovevate vedere l'entrata di queste persone dentro il conservatorio, inizialmente punta dei piedi con grande rispetto e oserei dire anche con grande imbarazzo, dopodiché sono sentiti a casa, seguiti dai nostri studenti che inizialmente anche loro non sapevano come si dovevano esattamente comportare, ma dopo hanno riconosciuto in questo una grandissima, insostituibile esperienza umana. Questi ragazzi oggi vengono da noi come se venissero a casa, alcuni sono diventati nostri studenti stipendiati. Quindi uno di questi ragazzi, per quanto mi riguarda, vale per tutto il progetto. Assolutamente. Quindi ospedale, carcere, case famiglia, recupero proprio, stiamo cercando di andare in mezzo alla strada tra loro, recuperarli, coinvolgerli, portarli da noi. E questo è un grande lavoro, enorme lavoro. Enorme sì. Lavoro che tra l'altro il Braga fa su un territorio che non è solo Teramo, perché c'è anche, ci sono anche altre sedi. Sì, sì, tutta la provincia, la nostra sede staccata è a Giulianova, questa sede di Giulianova cercheremo a, diciamo, a rendere più viva possibile per quello che è nata possibile. Da pochissimo, tra l'altro. Questa sede in verità esiste da tanti anni. Però questo, c'è un rinnovamento ultimamente. C'è un rinnovamento perché si rinnoverà grazie a grande disponibilità, alla collaborazione del Comune di Giulianova, si rinnoverà, speriamo, proprio aggiorni formalmente questa convenzione e speriamo di poter sempre essere di più a servizio della sede di Giulianova come sede staccata. Per quanto riguarda lavoro sociale, lavoro con le medie, siamo su tutta tutto la provincia di Teramo. E io chiaramente il Braga è una veramente una fabbrica di iniziative, di programmi, di appuntamenti, ce n'è, ogni giorno c'è qualcosa. Tra l'altro noi siamo qui, ma insomma tra pochissimo ci sarà il Teatro Val Braga, quindi questa sinergia con il questa teatro. Sinergia con, sì, appunto con l'azione teatrale, che è quindi i due linguaggi che dialogano. Esatto. È importantissimo. Quali progetti vogliamo? Intanto ricordiamo che comunque sei vice direttore, sì, attualmente, sì, al, sì, Braga, il direttore Federico Paci, in un'azione di grande continuità comunque, sì, rispetto, esatto, al lavoro svolto, esatto, finora. Questo devo dire, io sono qui a parlare a rappresentanza di tutti quelli che lavorano a questo progetto, che è il progetto Braga in generale. Perché essendo noi una istituzione relativamente piccola, tutto quello che succede là dentro è molto più snello che nei grandi conservatori e quindi ci possiamo permettere, ecco, a proporre tantissime cose nonostante difficoltà, nonostante questa crescita che è avvenuta tutta in pochi anni, e devo ringraziare di cuore a tutti quelli che lavorano al Braga, dai docenti al personale instancabile, ai sostituibili coadiutori, i nostri bidelli che praticamente ci rendono orgogliosi. Perché quando le persone da fuori, abbiamo tantissime collaborazioni, quindi tanti ospiti che arrivano tutti i giorni, si complimentano tutti per quanto, come funzionano i nostri uffici, la nostra portineria, andiamo tutti nella stessa direzione. Ho veramente fortuna che tutti quanti lavorano per questo stesso obiettivo. Per quanto riguarda il teatro, questa è una delle iniziative che abbiamo proposto in questo salotto cittadino,
cittadino così esposto anche fisicamente, e quindi collaboriamo con il teatro dove arriva il teatro, e quindi con la collaborazione nostra mandiamo i nostri studenti che in qualche modo partecipano, le presentazioni dei libri per esempio, tutto quello dove è possibile collaborare e farlo vedere, proprio aprire le porte, tendere una mano a tutta la città. Quindi ai nostri spettatori intanto consiglio di dare sempre un occhio, no, al sito internet, alla pagina Facebook, eccetera, perché gli appuntamenti sono tantissimi. Tatiana, la nostra chiacchierata finisce qui, e ci sarebbe da fare puntate intere di pomeriggio con Tatiana Vratonic e comunque con il Conservatorio, perché realmente è una realtà ricchissima, ricchissima di idee, di iniziative, di appuntamenti interessanti. E io ti saluto, grazie di essere stata con grazie noi. A voi, grazie tanto per l'invito, è sempre un piacere. Grazie a voi cari telespettatori, io come sempre vi do appuntamento al prossimo incontro con il direttore, e nel frattempo, se capitate dalle parti del Corso San Giorgio di Teramo, fermatevi ad ammirare la magnifica sede del Conservatorio e magari entrate per sbirciare cosa succede in queste meravigliose stanze. Grazie a tutti e buon pomeriggio.